Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Loletta 5 Channel. Sigla! Cause things change but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Allora, questa qui è la seconda puntata di Osho, che è il tuo destino. Andiamo a I Cancelli del Paradiso. Un giorno ai Cancelli del Paradiso si raccolse una folla immensa. Alcuni sacerdoti urlavano a gran voce: aprite i cancelli, svelti! Ma i guardiani, dicevano loro, aspettate un po', dobbiamo scoprire meglio chi siete. Se la conoscenza che avete accumulato proviene da testi sacri del vostro essere, infatti qui non diamo alcun valore al sapere raccolto nelle scritture. Nel frattempo un santo si spinse in cima a quella folla e disse: aprite il cancello, voglio entrare in paradiso, ho fatto digiuni e penitenze a non finire. Nella mia epoca chi potrebbe vantarsi di aver compiuto i sacrifici più grandi dei miei? Un guardiano replicò e disse: Swajai, per favore, aspetta un po', dobbiamo scoprire perché hai fatto queste penitenze. Infatti, laddove esiste anche la sottile aspirazione a guadagnare qualcosa, si annulla qualsiasi valore alla rinuncia. A quel punto gli occhi dei guardiani caddero su una persona che ne si stava in ombra un po' sul fondo. Alla folla fu chiesto di fare strada a quell'uomo, dai suoi occhi scese un fiume di lacrime mentre diceva: indubbiamente sono stato portato qui per errore, io in paradiso sono un vero e proprio stolto, non conosco affatto i testi sacri, sono del tutto immemmo che di qualsiasi rinuncia, infatti come potrei mai rinunciare a qualcosa visto che non possiedo nulla, ne ho mai fatto opere di bene, come avrei mai potuto avere l'occasione di farle? Dal mio cuore scorre unicamente amore, ma l'amore non è una qualifica per entrare in paradiso. E la verità è che non ci voglio entrare, per favore sii buono, indicami la via dell'inferno, forse quello è il mio posto, quindi non sono affatto necessario. Non appena ebbe finito di parlare, i guardiani spalancarono i cancelli del paradiso e gli dissero: tu sei benedetto tra i mortali, tu hai conseguito l'immortalità, per te le porte del paradiso sono già aperte, sei benvenuto. Non è forse la preghiera di Dio un invito a essere ultimo della coda della vita? E non è forse una benedizione essere l'ultimo nella vita? Beh, nel mio periodo di vita forse sì. Accadde in una notte di luna piena. Era mezzanotte ed ero circondato da amici su una barca in mezzo a un lago. Tutti intorno le montagne erano immerse nel chiarore lunare. L'insieme era incredibilmente bello e sembrava di essere una città dei sogni. Il barcaiolo smise di remare e noi ci immobilizzammo in mezzo a quel lago. Purtroppo i miei amici non erano presenti. Mi avevano portato con sé, ma non riuscivo a capire che si erano attardati da qualche parte. Sebbene fossero intorno a me, ero solo su quel lago, insomma, e le loro chiacchiere si riferivano a qualcosa del passato. In ogni caso, la loro consapevolezza non era lì con loro e nessuno era presente di fronte a quello splendido lago. Poi all'improvviso uno di loro disse: Dio esiste? Cosa avrebbe potuto rispondere? Ci pensai perché mi chiedevo come quelle persone, che non avevano alcun rapporto con la verità del momento presente, potessero avere così rapporto con Dio, e la vita in sé è divina, la realizzazione della vita è la realizzazione dell'essere divina. Amici, questo non è forse un lago? Questa è la luna, questa è una notte. Non siamo forse tutti presenti su questo lago in questa splendida notte di luna piena? Sì, come potrebbero essere giù dubbi in proposito? Rispetto a me non ho dubbi, ma sono convinto che voi non siete qui presenti. Per favore, ripensateci. La persona che è presente solo dal punto di vista fisico può avere soltanto un'idea dell'esistenza materiale di questo mondo, invece chi è presente con la consapevolezza può sperimentare l'essenza divina qui e ora. Il divino è presente, ma solo per coloro che sono attenti e presenti al suo cospetto, solo per coloro che stanno davvero vivendo. E subito mi ricordai in un episodio e mi misi a narrare. Alcune persone si erano riunite nella sala d'attesa di un'azienda. Una di loro doveva essere scelta per un posto di operatore telegrafico. Tutti i candidati erano impegnati a chiacchierare tra di loro di inezia e ad un certo punto dall'apparecchio telegrafico posto in un angolo della sala vennero dei ticchetti. Solo un giovane, seduto discosto da quella massa di gente da solo in un angolo, si alzò ed entrò in quell'ufficio. Era alzato ed era entrato. Se ne erano reso conto solo quando, con un sorriso, uscì con in mano la lettera d'assunzione. Ragazzo, come sei riuscito ad entrare prima di tutti gli altri? Tutti noi siamo arrivati prima di te e tu eri l'ultimo della fila. Com'è possibile che il posto ti sia stato assegnato senza che nessuno ti sia stato valutato? Al che il giovane rispose: amici, perché date con la colpa a me di tutto questo? Chiunque di voi avrebbe potuto ottenere questo posto e probabilmente io avrei dovuto aspettare che voi tutti foste esaminati prima di essere presi in considerazione. Non avete sentito il messaggio che il telegrafo stava trasmettendo? Quale messaggio? Che tipo di messaggio? Non eravate consapevoli dei segnali in arrivo? I suoni trasmessi dicevano con chiarezza: ho bisogno di una persona che sia sempre attenta e presente. La lettera di assunzione è qui pronta. Per chi sente questo messaggio entri in ufficio prima degli altri. Anche i messaggi inviati dal divino piovono continuamente su di noi, ogni giorno. La natura è il linguaggio con cui i segnali sono trasmessi e la persona che è silenziosa e attenta e che resta sempre presente e allerta, pronta a cogliere quei segnali, sicuramente verrà invitata ad entrare. Forse amore.
E il cuore immerso nell'amore non è forse il tempio, e non è forse dedito ad una ricerca vana, chi rinuncia all'amore e chi smette di cercare altrove? L'amore è il sendiero, è la porta, è l'energia che mette in moto i piedi, l'amore è la sete della vita, e infine l'amore è la realizzazione della vita, in verità è l'amore di Dio. Io ti invito a dimenticare Dio e a trovare l'amore, dimentica i templi e ricerca nel tuo cuore, infatti se Dio esiste si trova lì, e se mai è possibile dare una raffigurazione di Dio, quello è l'amore. Purtroppo quell'immagine è andata perduta tra gli idoli di pietra, ma se poi è possibile l'esistenza di un tempio, quello è il cuore. E così narrò. Un uomo, molto istruito, andò a far visita a un mistico. Sulla testa si portava un grosso fardello di testi sacri, e era così pesante che quando arrivò alla capanna del santo, era allo stremo delle sue forze. Non appena arrivò, disse, cosa devo fare per incontrare Dio? Amico mio, prima di tutto devi liberarti di quel peso e devi allontanare anche quella mano. Passarono 10 anni e il mistico era stanco di aspettare il ritorno di quell'uomo che ancora che non si presentava, alla fine stanco di attendere, andò a cercarlo lui e alla fine lo trovò. Era addirittura difficile riconoscerlo. Il mistico lo fermò e gli chiese, perché non sei tornato? Mi sono stancato di attenderti, ragione per cui mi sono messo in viaggio io per venirti a cercare. Non vuoi più ricercare Dio? E l'uomo rispose, no, per niente. Nel momento in cui ho scoperto l'amore, proprio nello stesso istante ho trovato anche Dio. Le tante forme di autoinganno. Vediamo dove riusciamo ad arrivare, ragazzi. Se no, continuiamo da qui in poi la prossima volta. Una donna mi ha chiesto, voglio cambiare me stessa, cosa dovrei fare? Le ho detto che la prima cosa da evitare è cambiare ciò che si indossa. Cioè, infatti, ogni volta che sopraggiunge un momento di rivoluzione nella vita di una persona, la sua mente si intestadisce nel voler cambiare i propri abiti. E beh, questo succede spesso anche a noi, nel cambiare anche i capelli, no? Cambiando i vestiti non si verifica alcun cambiamento interiore. E quella donna mi chiese a quali abiti mi riferissi. Esistono molti tipi di abiti e molte forme di autoinganno e si dovrebbe stare attenti. Chiese a quella donna se riuscì a vedere che quando le avevo detto le stava accadendo qui mentre. Potresti anche tu essere così gentile da rispondere alla mia domanda? Una donna potrebbe forse diventare un uomo indossando i suoi vestiti? Oppure è possibile che un uomo diventi una donna indossando i suoi vestiti? No, eccoti, dunque i miei vestiti. Ma che differenza potrebbero mai fare anche se li indossi? Qualcuno è mai diventato un santo semplicemente indossando gli abiti di un sant'uomo? Qualcuno è mai diventato santo solo per essere stato ispirato o spinto a diventarlo? La santità accade, punto e basta, di essere chi voi non siate. Non fate altro così che farvi del male, fare del male alla vostra anima. Voi siete qui, ora è presente. Tu che stai guardando il mio video in questo momento, che se è capitato ne sbaglio nel mio canale, appunto cliccando questo mio video, ti dico grazie, perché grazie a questo video tu sicuramente hai cambiato la tua vita. Hai cambiato la tua prospettiva e le tue idee di vita. Però il cambiamento non è affatto una cosa sempre positiva, a volte può essere negativa, ma in primo luogo devi cercare di essere in pace con te stesso. Nel caso in cui vorresti diventare un pompiere, ma ancora stai studiando, concentrati sullo studio intanto. Nel caso in cui, come me, sono sempre costantemente in cerca dell'amore, ma non lo trovo, però è meglio che mi concentro sul non avere amore. Per ora è meglio che mi concentro sul mio fatto di essere single anziché farmi le pippe e le sedie mentali con chiunque io conosca in primo momento. Quindi sto capendo che la vita alla fine percorrerà lo stesso nel mio cammino, o voglio o non voglio. E quindi sicuramente le cose belle mi accadranno, e anche a te. Io ti auguro di trovare il meglio, come me lo auguro io per me stessa, perché io so quando valgo e so quando vali tu soprattutto, che stai guardando questo video. Sei una persona molto profonda e sensibile, cerca di essere sempre autoironico, far sorridere gli altri, non essere mai permaloso e neanche ambizioso. Goditi il presente, goditi il momento, vedrai che ogni giorno che passa sarai sempre migliore e ti renderai sicuramente conto di quello che sei diventato e di quello che vuoi continuamente e costantemente conservare di te. Ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, mettete mi piace e ovviamente ci vediamo alla prossima puntata. Quindi siete gentili, amate tanto e non fate niente che io non farei. Un bacione del cuore.